La mia speranza è che qui il sole sta tramontando e riesca a spuntare, tentare, qualche volta va male, anzi tante volte va male, qualche volta va bene. Dopo una notte a dir poco piovosa, ma che spettacolo è sto posto? Grazie Flavio per il suggerimento. Del mio nuovo giocattolone entrato a far parte dell'attrezzatura per i miei contenuti video te ne avevo già parlato, ma è arrivato anche il momento di collaudarlo sul campo, portandoti con me in un'uscita fotografica su uno dei posti più suggestivi delle Dolomiti Venete. Inauguro questo primo giro con un bel posticino, direi. E qui, amici, il motivo per il quale sono arrivato a fare questa scelta, perché posso arrivare su posti come questi e godermi praticamente tutto il contesto senza preoccuparmi degli eventi atmosferici. Là in fondo c'è una piccola zona concessa per la sosta libera e posso visitare questo posto straordinario. La mia speranza è che qui il sole sta tramontando e riesca a spuntare su quella piccola zona e mi vada ad illuminare questa scena, e sarebbe fantastico. Ci sono buone speranze che questo succeda, intanto mi porto un po' più su sulla strada. Sta per sbucare il sole, speriamo sia una buona occasione. Sto arrampicando. Bene, io sono arrivato dove volevo, adesso devo solo attendere e sperare che il sole sbuchi da sotto le nuvole e mi illumini con una luce arancio tutto questo spot stupendo. Sarebbe veramente straordinario. Niente, il tempo non è stato la mia parte, sta venendo su molto molto nuvolo, piove anche un pochino, quindi non riesco sicuramente a beccare il tramonto. Ho fatto un time lapse con le nuvole nel frattempo, ho fatto qualche foto ma nulla di spettacolare, speravo nel tramonto, ma la fotografia di paesaggio è anche questo, insomma, tentare, qualche volta va male, anzi tante volte va male, qualche volta va bene, quando va bene insomma riusciamo a tirar fuori qualcosa di buono. Adesso torno giù, mangerò qualcosa e mi passerò la serata e programmerò magari domani mattina, cercando di capire che tempo farà e che giro fare, perché posso andare sul Mondeval, posso andare a vedere un bel lago, dipende un po' il mattino, se chiamano pioggia potrei essere lì al sorgere del sole, sarebbe molto molto bello. Bisogna che vada a fare quel giro, in fondo per di là il percorso non è difficile. Insomma, vediamo un po' cosa riesco a combinare domani mattina. Eh sì, la vita in van è anche questo, perché alla fine ha cominciato a piovere, sta anche grandinando adesso, però ho la possibilità di avere un riparo, è molto comodo, sono molto vicino ai posti che vado a visitare, quindi è un bel strumento che mi aiuta tantissimo. E dopo una nottata di pioggia, ecco il panorama che mi trovo questa mattina. Scusate la voce, ma non è tanto che sono sveglio.
Dopo una notte a dir poco piovosa, ecco che spettacolo mi sono trovato questa mattina. Ho già fatto qualche foto, il sole sta sorgendo, lì c'è la marmolada bianchissima, il sole che è spuntato, passo Giau con tutto il comprensorio qui, bellissimo. Ok, ormai il momento è andato, il sole comincia ad essere dirompente e quindi perde un po' del fascino del sorgere del sole. Flavio però mi ha suggerito che qui giù ci dovrebbe essere un laghetto che permette di far rispecchiare la Gusella, il monte, e quindi magari riusciamo tirarci fuori qualcosa di interessante. Andiamo a vedere. Eccolo lì, quello che diceva Flavio. Parecchio in là. Devo fare una bella camminata. Penso di aver perso il tappo del 14.35 della Canon, prima che sono uscito. Adesso mi preparo, faccio un salto qui vicino, vado a vedere se l'ho perso per strada. E dopo vado a fare l'altra foto col riflesso sul laghetto, se ci riesco. E niente, la botta di fortuna mi assiste sempre. Ho ritrovato il tappo. Adesso andiamo verso il laghetto. Ed ecco qui il laghetto che mi aveva suggerito Flavio. Bello. Adesso vediamo cosa ci tiro fuori. Ed eccoci qua. Ma che spettacolo è sto posto. Grazie Flavio per il suggerimento, veramente strepitoso. Poi adesso sono venute su anche delle nuvole che rendono tutto molto più suggestivo. Che atmosfera, ragazzi, è una roba spettacolare. Wow, una rondine che è passata, ha toccato al volo l'acqua per bere, bellissimo. Questa location è veramente suggestiva. Abbiamo sì qui questa bella location, ma lì si vedono le cinque torri dove sono stato questo fine inverno. E questa zona è molto interessante anche dal punto di vista archeologico. Infatti in quest'area, o meglio più precisamente dopo quella forcella, in quella zona lì, c'è stato il ritrovamento di un sito funerario di un cacciatore dell'epoca mesolitica. Sono i suoi resti e tutto quanto, quindi si parla di 8.000-10.000 anni avanti Cristo, quindi incredibile. Questa qui è una zona molto interessante da questo punto di vista. Se vuoi maggiori informazioni vai a cercare su Wikipedia, trovi tutte le informazioni sull'uomo di Mondeval, ecco qui il nome
del ritrovamento, qual è stato dato tutto quanto, che appunto questa qui è la zona Mondeval. Prima di andarmene da questo posto voglio aspettare che qualche nuvola vada via lì dalla cima per prendere proprio tutta la cima della montagna con il riflesso. L'ho già detto anche in altre occasioni, ma la fotografia di paesaggio è soprattutto pazienza, quindi bisogna attendere e sperare. Una delle mie idee era quella di raggiungere il sito archeologico del Mondeval, ma dovrei salire per quella forcella per passare, però in questo lato vedo che il percorso è tutto bello innevato e io non ho i rapponcini e non ho l'attrezzatura idonea per andare su. Non vorrei fare tutto il percorso per poi arrivare lì e rendermi conto che non riesco ad andare su, sono circa 200 metri di dislivello. Non è una cosa estremamente complessa da fare, ma se c'è della neve ghiacciata, specie come è probabile che sia, beh, potrebbe essere un giro completamente a vuoto, ma farò un'altra volta, non c'è problema, non c'è fretta. Forse ci siamo. Prendo qui, mettiamo giù la GoPro. Sto usando la EOS R5 con stabilizzatore sia su ottica che su sensore, quindi posso andare tranquillamente a mano libera. Questo è sicuramente un vantaggio in questi contesti dove la luce è molto forte, perché mi evita di dover trasportare del peso in più inutile. Ok, adesso comincia a fare anche un po' di vento. Ho fatto le foto che volevo, mi piacciono, dopo le vedrò meglio a casa, ma sono particolarmente entusiasta di quello che sono riuscito a ottenere. Mi piace, grazie Flavio per il suggerimento del laghetto. E adesso ritorno al van e pianifico la giornata. Adesso siamo pronti per partire per una nuova meta.